Com'è liberatorio essere se stessi? Nel mio caso un coglione. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta e lavoro da 14 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube, su Instagram, perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi voglio analizzare con voi il bellissimo discorso di Giovanni Allevi, bellissimo, toccante, profondo e significativo, sui doni del dolore. È un discorso che ho ascoltato attentamente e contiene in sé decenni di psicologia. E lo analizzeremo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punti. In 6 punti. Allevi inizia subito descrivendo l'esperienza dell'ingresso del dolore all'interno della vita di ognuno di voi. Crolla tutto all'improvviso. Ed è proprio questa la sensazione che si può avere nella vita, che a un certo punto ti accorgi che tutto sta crollando e non puoi fare niente per impedirlo. Tutto sta andando in rovini, in pezzi, tutta la struttura della vita che avevi costruito o che avevi pensato di costruire, che avevi fino a quel momento, si sgretola. E sei lì di fronte a te stesso, totalmente nudo, totalmente inerme, di fronte a una distesa di nulla. È la stessa esperienza che descrive Dante all'ingresso dell'inferno, ad esempio. È la stessa esperienza che descrivono tutti coloro che hanno vissuto un fortissimo dolore, di qualsiasi tipo, che sia un dolore di una relazione finita, di un tradimento, di un sintomo, di una malattia grave, di un sintomo psicologico, di una malattia grave. Il dolore ci inizia alla selva oscura. Il dolore ci fa capire che siamo totalmente persi e che tutto ciò che avevamo costruito fino a quel momento è andato via. E ci fa provare una sensazione terrifica. E Allevi descrive il suo tipo di dolore alla schiena, che è stato il via. E se dovessi dare un significato psicologico, simbolico al dolore alla schiena, a tutta la malattia alla schiena, ovviamente, la schiena è la struttura, simbolizza la struttura fondamentale di una persona, no? La struttura portante. E lui ha dovuto rimettere in gioco tutta la sua struttura psichica, l'intera struttura psicologica. Infatti ha detto: mi ha tolto tutto questo dolore. Lavoro, vita, speranza, tutto mi ha tolto. E al contempo mi ha dato dei doni. Quali sono i doni del dolore? Il dolore ci porge dei doni inaspettati, anche questa è una bellissima frase. Ed è proprio il senso della psicologia. Ogni dolore psicologico, fisico o di esperienza, un trauma, un sintomo, un disturbo, una malattia, sono dei doni della psiche, perché ci aprono al significato della vita, ci aprono al vero senso di noi, perché ci fanno vedere nudi. E quando ci vediamo nudi siamo di fronte alla realtà di ciò che siamo veramente, che fino ad allora non avevamo capito, non lo sapevamo. I doni citati ad esempio da Allevi sono la meraviglia di riuscire a osservare cose all'esterno di lui, del creato, che prima magari non riusciva perché era totalmente focalizzato dentro di sé, no? Nella musica, nell'anima, nel produrre musica, nell'essere creativo, quindi interiormente. Invece adesso riusciva a vedere tutto ciò che c'era intorno a lui. Riscoprire il valore della famiglia, della propria famiglia, della famiglia degli altri, dei piccoli pazienti dell'ospedale. E nel nostro processo di crescita la famiglia a un certo punto diventa un po' il contenitore del nostro odio, della nostra rabbia, perché può farlo, se lo può permettere, è il suo ruolo. Ma a un certo punto dobbiamo anche riscoprire questa dinamica, questa dimensione della psiche. È spesso proprio un dolore, una rottura che ci permette di riscoprirla, una sorta di catarsi. E poi cita dei pazienti, i simili a lui in quell'ambito, e quando proviamo un forte dolore, in un qualche modo ci sentiamo diversi dagli altri, perché il nostro dolore è unico, irripetibile, ma al tempo stesso ci dà grande guarigione, grande senso di appartenenza, scoprire che ci sono delle persone che stanno vivendo il nostro stesso processo doloroso, il nostro stesso dolore, a volte o simile. Quindi se ho una malattia come un tumore, confrontarmi con altre persone che stanno attraversando quello offre un senso a quello che sto vivendo, mi lega in profondità alle persone, mentre fino allora magari mi sono sempre legato con superficialità, perché noi i legami li creiamo con superficialità, ma quando ci leghiamo a qualcuno che sta attraversando la stessa cosa che stiamo attraversando noi, lì ragazzi si va veramente in profondità nella relazione. Quelle sono veramente relazioni profonde. Vi ho dato dei ragazzi a tutti, eh?
Segnatevelo, sono magnanimo. Ultra trentenni, gli ho dato dei ragazzi, anche se adesso ho 50 anni, sono un ragazzo. Poi ha citato, sto al punto 4, 5, non lo so. Comunque, ha citato i piccoli guerrieri dell'anima che ha portato con lui sopra il palco. Quella è una scena stupenda per due motivi. Uno, come fonte di commemorazione a una sorta di ingiustizia della vita, no? Quella che ci viene da considerare un'ingiustizia della vita. E due, perché ci evidenzia il potere dell'immaginazione. Quando una persona viene a scomparire, scompare nella realtà, ma non scompare nella nostra immagine, nella nostra psiche, nel nostro cuore. E se noi la elaboriamo là, rimane per sempre. Un altro punto stupendo del suo discorso è quando parla dei giudizi degli altri, ovvero il dolore ci libera dai giudizi dell'altro, perché, come ho detto, ci fa vedere nudi, ci scopre essenziali, scopriamo il nostro essenziale, ci liberiamo da tutti gli orpelli delle sovrastrutture che prima tenevamo in piedi perché sì, perché si fa così. E a quel punto il giudizio dell'altro decade. Per curare la nostra paura di essere giudicati dobbiamo essere essenziali, dobbiamo liberarci dall'inessenziale. Per liberarci da quel giudizio dobbiamo essere nudi e crudi, spietati a noi stessi. Questa è la più grande cura che possiamo fare per la paura dell'essere giudicati. E qui poi cita questa frase bellissima: com'è liberatorio essere se stessi. Perché fondamentalmente l'educazione che riceviamo è una educazione contro natura, ovvero va completamente contro la natura di ciò che siamo, a parte rarissimi casi. Perché è così, è funzionale, è così, io devo creare dei contenitori al bambino, non devo valorizzare ciò che è, però a un certo punto io ho bisogno di essere ciò che sono. Ciò che è stato protetto, il mio nucleo di personalità, di carattere, il mio talento, il mio daemon, che è stato protetto dal contenitore educazione, a un certo punto ha bisogno di essere se stesso e quindi deve liberarsi dalle catene dell'educazione, deve liberarsi dalle catene della crescita, dello sviluppo, che, come diceva Jung, crescere significa semplicemente adattare l'inconscio, chiudere l'inconscio dentro un guscio. Io a un certo punto devo liberarmi, e quando mi libero, cazzo, è liberatorio. E a volte non riusciamo a liberarci per paure stupide, o perché pensiamo di non farcela, o perché il nostro punto di vista, le nostre idee sono troppo rigide e non ci permettono di liberarci, o perché abbiamo dei pregiudizi o abbiamo paura dei giudizi. E quando arriva il dolore, il dono più prezioso che ci fa è rompere quel guscio. Una volta che è rotto, abbiamo un terrore fottuto, ma scopriamo di poter essere liberi. Quello è il dono più grande. Queste sono le riflessioni che volevo fare su questo stupendo discorso di Allevi. Se questo discorso ti è risuonato, se ti è piaciuto il discorso, se ti è piaciuto il video, metti un like, iscriviti al canale e condividi il video con chi sta attraversando il dolore o chi è entrato in contatto con il dolore proprio adesso, e accendi il campanello di notifica per non perdere i prossimi video. Ciao! Accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i miei prossimi... Essere un coglione. Ciao.